Ciao a tutti, eccomi con la Books Review del lunedì. Il libro che vi ho portato oggi è un libro di Stephen King, il mio primo Stephen King, tra l'altro. Il libro di cui parleremo oggi è L'uomo in fuga, appunto di Stephen King, uscito nel 1986, edito in questa edizione dalla Mondadori. La storia parla di un universo distopico, futuristico, ricorda un po' Hunger Games, o meglio, forse Hunger Games ricorda un po' L'uomo in fuga, perché si tratta della caccia all'uomo in sostanza. Viviamo in un futuro dove al potere ci sono uomini ricchi che giocano con le vite delle persone povere, sfruttandole per dei loro giochi televisivi che tutti sono costretti a guardare. Giochi mortali, letteralmente mortali, a seguito di una selezione delle persone povere che poi partecipano a questo gioco rischiando la vita. Ben Richards è uno di questi uomini che a causa di una malattia che sta degenerando in sua figlia di un anno, per evitare che la giovane moglie vada a prostituirsi per ottenere qualche medicina per la figlia, decide di prepararsi per queste selezioni e recarsi a questo grande palazzo dove piano dopo piano supera tutte le selezioni fino ad essere selezionato per il gioco più mortale di tutti, appunto l'uomo in fuga. Consiste nel lasciare questi partecipanti con 12 ore di vantaggio rispetto a una squadra di cacciatori che li inseguiranno fino ad ucciderli pubblicamente. Ben Richards è un personaggio meraviglioso secondo me perché è un personaggio normale alla fine, nonostante un QI particolarmente elevato, capacità intellettive appunto molto avanti per la società in cui si trova, ci fa riflettere parecchio perché Ben è un uomo normale, un uomo giovane di soli 28 anni, si ritrova disoccupato appunto con famiglia a carico ed è costretto a perdere la dignità per poter sopravvivere. Diciamo che è un po' inquietante il fatto che appunto questo è stato scritto negli anni 80, il futuro distopico è ambientato ai giorni nostri, quindi oltre l'anno 2000 per intenderci. È abbastanza inquietante perché comunque ora come ora tante persone vivono la situazione di Ben, anche se magari noi non lo sappiamo. E pensare che un giorno queste persone potrebbero essere sfruttate e poi pagate per perdere la dignità è veramente inquietante, ti fa venire i brividi questa cosa. È inquietante soprattutto il fatto che le date coincidano. È un romanzo che ti lascia col fiato sospeso. Trattasi di un distopico barra thriller barra horror barra splatter barra non so che cos'altro, in perfetto stile King, almeno da quanto ho potuto capire da varie recensioni in giro per il web. Ha uno stile descrittivo e realistico molto crudo e appunto ti lascia con il fiato sospeso per quanto riguarda la trama, perché volente o nolente tu ti ritrovi nei panni di Ben Richards. Ogni pagina ti chiedi cosa faresti tu al posto suo e soprattutto questa domanda te la poni alla fine, nella scena finale. Ti lascia talmente di sasso che da un lato leggi la storia e basta, dall'altro invece ti metti nei suoi panni e dici cavolo, per arrivare a una decisione del genere, cosa è passato per la sua testa, io cosa avrei fatto nella stessa situazione? Ti fa venire i brividi, non so con che altre parole spiegare questa cosa, però Stephen King ha uno stile talmente realistico che ti fa mettere nei panni di persone che sono molto lontane da te, ma soprattutto ti fa porre delle domande. Non so se è una cosa che si ripercorre in tutti i romanzi di King, anche perché ne ha scritti un bel po', però in questo romanzo in particolare ti fa entrare letteralmente nel personaggio. Io se mi ritrovassi in una situazione del genere, non lo so, prima di tutto eviterei in qualunque modo una situazione del genere perché non sono preparata a dover sopravvivere in questo momento. Nel momento in cui mi ritroverò nella totale povertà, probabilmente sì, comincerò a pensarci. Dipende molto dalla situazione. Ben viene spinto a una situazione del genere a partecipare a questo gioco rischiando la vita per la sua famiglia, per i suoi affetti, quindi ha delle buone cause il suo comportamento, anche se non è sempre un comportamento che magari tutti adotteremmo in una situazione del genere. L'autore mi è piaciuto molto, inutile dirlo. King appunto ti fa entrare nella storia, ha uno stile descrittivo ma piacevolmente
piacevole, un continuo a descrivere la situazione che sta vivendo al fine di farti viaggiare con lui. Quindi non è uno stile descrittivo per quanto riguarda i luoghi e le persone al dettaglio, a meno che non sia necessario, che è una cosa che a me tedia un pochettino. Quindi è uno stile descrittivo che riesce a seguirlo, ti fa entrare nella storia. Devo dire che in tanti momenti è stato difficile per me staccarmi dalle pagine, per qualche motivo dovevo interrompere la lettura e mi dispiaceva tantissimo, avrei voluto divorarlo subito. Leggerò altre cose di King. La prima cosa che vorrei leggere di questo autore è ovviamente It, che è un mattone, e infatti penso che lo terrò, non lo so, come lettura estiva o in un periodo in cui comunque posso permettermi di portarmelo dietro senza spaccarmi una spalla. Lo consiglio soprattutto a chi ama i distopici, perché è il distopico, secondo me è il distopico. È una storia che vi attacca alle pagine e non vi staccate più finché non è finita. Mi suona stranissimo che da questo libro non sia stato tratto un film, e anzi, se qualche regista esordiente mi sta guardando, cerchi di lavorare una sceneggiatura su questo libro, perché secondo me sarebbe un successo. Leggetelo e fateci una sceneggiatura ora, perché io ne ho bisogno. Vi ricordo che qua sotto nell'info box troverete tutti i link utili per ritrovare l'autore, la casa editrice, la colonna sonora di questo video e inoltre anche tutti i social nel quale mi potete ritrovare per contattarmi e seguirmi, sostenermi e bla bla bla. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!